attivata. Presidente, procedo all'appello. Procediamo all'appello. Allora, seduta del 20-11-2020, procedo all'appello. Presidente Russo, Presente. consigliera Giroffi, assente, consigliera Caronia, assente, consigliere Ferrara, Presente. consigliera Gentile, assente, consigliere Melluso, Presente, buongiorno a assente, tutti. buongiorno, consigliere Tantillo, assente, tre presenti. Constatata la presenza del numero legale, la seduta è aperta. Presidente, bisogna leggere il verbale di ieri, che Proceda, proceda, prego. è stato redatto dal segretario supplente Mattei. Allora, verbale 215 del 19-11-2020, il segretario alle 9:10 in modalità telematica, constatata la mancanza del numero legale, rinvia la seduta alle ore 10:10. In seconda convocazione, il presidente alle ore 10:16, in seconda convocazione in modalità telematica, con la presenza dei consiglieri Algiroffi e Gentile, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta. La registrazione, che costituisce parte integrante del verbale, sarà visionabile sul link del Comune di Palermo. Argomenti da trattare: comunicazione del Presidente, approvazione del verbale della seduta odierna, varie ed eventuali. Il Presidente comunica ai consiglieri gli sviluppi relativi alla richiesta della documentazione della gara Ponte Corleone e sulla programmazione dei lavori della Commissione. Informa dell'insediamento dei commissari straordinari per i debiti fuori bilancio e riferisce sulle ipotesi conseguenziali a questi eventi, sui lavori in Consiglio Comunale e sull'amministrazione stessa. Manifesta altresì la necessità di trattare la proposta di delibera riguardante il regolamento del decentramento in funzione alle nuove competenze che investiranno le circoscrizioni comunali. La Commissione apre un ampio dibattito. La consigliera Giroffi relaziona sul sopralluogo effettuato sul Ponte Corleone a titolo personale ed evidenzia la pericolosità del luogo in relazione alla mancanza di barriere di protezione all'area di cantiere relativa a segnaletica. Il consigliere Ferrara manifesta il proprio dissenso al sopralluogo in considerazione del fatto che l'accesso al cantiere può avvenire da qualsiasi punto, sia dal fiume che dagli accessi del ponte stesso. La commissione apre un ampio dibattito alle 11:02. Il presidente dichiara chiusa la seduta. Il presente verbale sarà posto in votazione. Viene posto in votazione. Presidente Russo, Favorevole. consigliera Giroffi, assente, consigliera Caroni, assente, consigliere Ferrara, Favorevole. onorevole consigliere Gentile, assente, consigliere Melluso. Io mi Consigliere astengo, Russo dato già che ieri non assente. c'ero, ma sono presente, quindi mi astengo. Astenuto. E consigliere Tantillo, assente, due favorevoli e un astenuto. Maggioranza, il verbale viene approvato a maggioranza con l'astensione del consigliere Fausto Melluso. E poi volevo dire che nel verbale del 18-11 c'è un errore. Si chiude alle 10:56 ed è stato scritto 10:52. Ok. Va bene. Fausto Melluso ha alzato la mano.
Mi è No, no, spuntato no. a posto No, per l'uso Presidente, è ormai. stato, volevo provare questo comando, ma non mi piace, lo trovo un po' fascisticante. Ho detto c'è un errore sicuramente, perché lui di solito alza il pugno, ma non do la Infatti, ma mano. non mi piace questo comando, Presidente, scusami. Mi suonava strano, ho detto no, sicuramente non lo utilizzerà mai. Quando gli metteranno un pugno, lui poi lo alzerà questa mano Grazie, aperta, Presidente. proprio precisa per come deve essere messa la mano per un saluto cameratesco. Presidente, la consigliera Gentile oggi non parteciperà ai lavori. La consigliera Gentile, con la quale mi sono sentita ora al telefono, non parteciperà oggi ai lavori. Va bene. Va bene, l'ho vista assente pure ieri, forse c'ha qualche problema di salute. Ieri non Allora, stava no, 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 male, non c'era. lei persona Siccome sente non no, c'era, però non male ieri, allora ha pensato che forse sta male. no, lei non sta male personalmente, lei ha, diciamo, delle situazioni, a parte che aveva pure un collegamento in conferenza con il suo ufficio, quindi mi ha detto che neanche oggi avrebbe potuto partecipare. Benissimo, benissimo. E allora, da qui a poco, i colleghi che sono presenti, lo dico, chi è assente sarà contattato telefonicamente dalla segreteria. Dovete dare la disponibilità per incontrarci un giorno in via Ausonia per chi vuole chiaramente. Buongiorno, scusate. Buongiorno. Per chi desidera incontrarsi con la commissione per andare a dare uno sguardo al plastico che c'è in via Ausonia sul piano particolareggiato viale Michelangelo con una via, ora non mi ricordo in questo momento. Altezza Via Felice. No, via Felice è proprio così, è Felice, non è l'altezza, è Felice Michelangelo. Grazie per il suggerimento. Prego. E allora, su questo piano particolareggiato, siccome non abbiamo espresso parere, ci eravamo dati appuntamento per andare a guardare questo plastico, quindi da questa giornata sarete contattati dalla segreteria per chiedere la disponibilità di un giorno, va bene, entro la fine del mese chiaramente, di un giorno per andare a guardare questo plastico. Ricordo. Presidente, mi scusi se la interrompo. Siccome lei ora ha parlato di fine mese, io già intanto qualche telefonata l'ho fatta ai colleghi consiglieri. Va bene, non mettiamo limite alla provvidenza, quando ci viene, non è importanza. Mettiamo entro la fine del mese, tanto non ti ha dato nessuno, ti ha dato disponibilità, te lo dico io. Anche se non ho ascoltato le telefonate, so che nessuno ti ha dato ad oggi disponibilità. Comunque io sto dilatando i termini dei tempi per andare a guardare questo plastico. Ricordo a tutti che in quell'occasione io dovrò consegnare, come d'accordo con gli uffici, la documentazione, la cartografia che da circa un mese e mezzo si trova qui in commissione in via Storino. In quell'occasione me la porterò dietro perché sarà l'occasione per chi ci vuole dare uno sguardo, vabbè, per chi ci vuole dare uno sguardo, sarà l'occasione per andare a vedere e consegnarla. Così la prendiamo da qua perché l'abbiamo ricevuto questo documento e a oggi non l'abbiamo ancora consegnato. Siete già stati avvisati cortesemente. Per chi darà la disponibilità, chiaramente se la potremo portare fra di voi e mi fate sapere tutti insieme, cioè un giorno io sarò costretto il 30 di novembre a stabilire un giorno per poter andare lì. Il massimo
Massimo, che mi sono dato come tempi, come tempo, e il 30 di novembre. Stacchiamo il microfono di Matteo. Qualcuno lo spegne? Matteo, grazie. E allora, se non riceveremo comunicazione, io dovrò concordare con gli uffici la riconsegna dei documenti e il sopralluogo, me lo vado a fare il sopralluogo. Uno sguardo al plastico ci vado da solo. Poi chi vorrà stabilirà quando e come vorrà andare a guardarsi questo plastico. Però io devo chiudere l'iter perché all'indomani poi metterò al voto il parere sul piano particolareggiato Via Felice, Via La Michelangelo. Questo così mi è doveroso comunicarvelo perché ci abbiamo lavorato abbastanza. Per quanto riguarda il resto, lo sapete, da martedì abbiamo l'incontro con l'assessore Catania per il PUMS. Ma Presidente, non voglio interromperti, ma a questo punto, visto che c'è Giulia, che l'ultima volta che dovevamo farlo non c'era, ma decidiamo una data pure per migliore. Migliore? Magari riconvocando gli uffici in modo che eventuali... No, ci stiamo lavorando a questo. Stiamo lavorando a questo. Ok. Ci stiamo lavorando perché ho richiesto proprio questa mattina alla segreteria di programmare l'incontro con Catania, Maneri e... Aspetta, come si chiama? De Marines. De Marines. Ne abbiamo parlato stamattina e ci stiamo attivando per organizzare questa giornata. Quindi all'indomani... Sì, no, va benissimo, figurati, per me è sempre un piacere, ma in questo caso forse bastano gli uffici, non è per privare, diciamo, della commissione la possibilità, ma l'assessore non è già venuto su questo tema. Sì, ma siccome quando tu inviti gli uffici, che sono quelli che sono, fanno parte quelli dei scioperanti dell'urbanistica, non vengono se non sono autorizzati dall'assessore Catania o dal dirigente, non lo so. Capovari. Non lo so come sono organizzati, questo comitato di base non lo conosco bene, so soltanto che sono in sciopero permanente e quindi aspettano solo disposizione da parte dell'assessore che gli dice sei benedetto per questa occasione per andare in commissione. Quindi io invito l'assessore, poi l'assessore chiaramente mi manderà agli uffici perché anche questo io desidero esprimere un parere per arrivare a un dibattito d'aula per l'approvazione o per la bocciatura di questo trust mandalà, come lo vogliamo chiamare, mio nome Michelangelo mandalà. Passerella, insomma, come lo chiamiamo? Via Michelangelo. Via Michelangelo, insomma, come indexato non so di deciso, comunque ci riferiamo a quello. Vorrei riaprire un dibattito come in quell'occasione per poter avere tutti i chiarimenti possibili su chi ha autorizzato allora nel 2004, nel 2005. Ha dato delle autorizzazioni le quali hanno prodotto una delibera nel 2007 e da allora, dopo 13 anni, lo stiamo riaffrontando di nuovo, posto che per me, io ripeto sempre, per me quel plus è scaduto e che quindi secondo me dovrebbe essere una nuova riproposizione. E comunque allora avevamo un interlocutore, ribadisco, che ora non abbiamo, e che chi dovrà fornire le fiduzioni per i lavori che si devono fare? I curatori fallimentari? Oppure lo facciamo un'approvazione a babbo morto, cioè quando avremo il nuovo erede
o compratore, come lo meglio si vuole chiamare, dell'area, di questa struttura, parcheggio, passerella e locali sul piano di Michelangelo. Quando avremo questo, poi ci faremo fare le fiduzioni o un consiglio comunale approvare un trust a dei curatori fallimentari. A che titolo? A che titolo lo approviamo? Sì, bella la trovata è bella, dice, se noi facciamo questo noi lo vendiamo meglio, ma un consiglio comunale dal punto di vista di legittimità dovrò chiedere al segretario generale, questo quando ci sarà il dibattito, può votare un trust a una persona che non c'è? Sì, dice, ma c'è il curatore? Ma sai, non mi pare che un curatore possa essere il nostro interlocutore per i lavori che si devono fare, per chi deve prestare fiduzione. Non si può. Secondo me abbiamo fatto una corbelleria, per me voi ognuno si esprimerà come meglio crede. Io non posso tenere conto di quello che è stato fino adesso il passaggio, però se noi chiariamo il percorso, ecco perché si teniamo, anzi sia doveroso risentire gli uffici per avere tutti questi chiarimenti, tutte queste perplessità che posso avere io, che puoi avere tu, che può avere chiunque altro. Sono presente, Presidente. Il Presidente D'Antillo è arrivato nel presente. Buongiorno. Buongiorno. Giulio, stavo dicendo nella tua assenza che vorremmo programmare un incontro per andare a vedere quel famoso plastico, anche perché io ancora ho la cartografia in commissione e che devo riconsegnare chiaramente agli uffici, perché non è di sua proprietà, ce l'hanno graziosamente mandata circa un mese e mezzo fa. Quando dice lei, io a disposizione. Io dico, sto facendo chiamare dalla segreteria per stabilire una giornata per fare questo, perché alla stessa io volta che sono venuto per montare dietro fare l'uno e l'altro affinché poi possiamo esprimere il parere su questo piano particolare già che ricordo. Va bene, Presidente. Abbiamo ancora espresso. Ok, va bene. Per me è venuto fuori. Posso un attimo? Sì, Giulia, hai chiesto? Non hai fatto la manina? Comunque ti do. Ho fatto la manina. Prego. Volevo, ieri ho inoltrato a tutti i componenti della commissione e alla segreteria una sintetica nota che ho scritto dopo un sopralluogo. Sì, sul Ponte Corleone. Non so se anche gli altri l'hanno letta ieri. Erano presenti soltanto Milena e Fabrizio, prima Milena e poi Fabrizio, forse tra di loro non si sono incontrati. E io chiedevo alla commissione di trasmettere, chiedo, era scritto anche nella mail, di trasmettere sia al RUP che agli assessori competenti che a dirigente capoaria la nota chiedendo in questi minuti stiamo già provvedendo. Ok, va bene, e allora vi ringrazio. Ho incaricato Domenico Mattei per questo, mattinata stessa avremo già nella nota. Giulia, perdonami, non ti interrompo soltanto per chiedere alcune precisazioni rispetto alle cose che avete detto ieri sulla vicenda del Ponte Corleone, perché non c'ero, se me le riassumi brevemente in ordine ovviamente soprattutto alla questione della gara. E poi nella tua nota che... No, non parlavo di quello. Vabbè, però se ieri ne avete parlato magari maggiorni. Nella tua nota, correttamente secondo me, dici giustamente, dice questa è la nota mia, auspico che la commissione faccia un sopralluogo. Secondo me comunque è opportuno, perché che giriamo la nota tua facendo la... La nota è il motivo sulla base del quale chiedere il sopralluogo. Giulia, anch'io la richiesta per me, ovviamente benissimo.
Giulia, Giulia, anch'io devo dire, ho notato questa piccola, piccola particolarità, cioè nel senso che tu richiami il la medicina nella prima parte, poi però ne fai una cosa come di commissione. La commissione o è coinvolta o non è coinvolta. Sì, allora forse la modalità la possiamo modificare, a me non importa granché. No, lo capisco, è per una questione, era... sai, una questione anche per chi legge, faccia perdere noi, ma per chi legge gli altri che leggono. Allora, possibile... Giulio, scusami, voglio precisare una cosa, il giro che fa questa nota della collega Giroffi è legato al fatto di comunicazione affinché si trovi il giorno per fare tutta la commissione. Io credo noi saniamo questa vicenda come se fosse una cosa di commissione, cioè scritta in quel modo sembrerebbe che sia una cosa personale della collega che ne ha diritto, che fa nella cosa, cioè, questo è, poi però alla fine sembra che sia una cosa di commissione. Cioè, le due cose. Allora io sarebbe opportuno sempre con la disponibilità a modificarlo per come ritenete. No, se io credo nel pieno svolgimento del mio ruolo. Ma certo, però nel tuo ruolo. Sì, no, ascoltami, sto dicendo una cosa in più. Metto a conoscenza la commissione di questo fatto che non è riferito allo statuto. Dammi il sopralluogo e quindi diventa una cosa di commissione. Ma scusami, però il passaggio che possiamo modificare, ripeto, in effetti se un consigliere comunale denuncia al resto della Giulia sei caduta, non ti si sente più la forma, la sola pena, la nota della Girolfi, no? Ti metto in copia conoscenza. Voi chiedete tutto il resto, possiamo anche fare così, io non ne ho problemi, non ho mai avuto difficoltà. No, devi chiedere a loro la disponibilità. Le modalità quali? Che al di là del problema statico, che non è indifferente, lo dimostra l'attività dal mio gruppo svolta fino a oggi, qua stiamo parlando di problemi legati alla sicurezza pubblica, che non è garantita. Non è che siccome la città è allo sfacelo allora ci deve sembrare normale che uno possa entrare in un'area di cantiere o addirittura scendere su un ponteggio volante sotto il ponte. È inammissibile. Se un consigliere nello svolgimento del proprio ruolo viene a conoscenza di questo, è tenuto a denunciare, a chiedere un immediato intervento. Se uno si trova malauguratamente a dover attraversare a piedi quel ponte e non è lì, come diceva ieri il collega, con l'obiettivo di suicidarsi, cosa tristissima, rischia di morire. Io sono distratta e difficilmente cammino guardando dove metto i piedi, ok? Quindi magari però rappresento una buona percentuale dei palermitani. Ci sono ferri che rischiano di staccarti uno stinco. Ora non è poi mi potreste dire, me lo dico da sola, ma è così tutta la città, ok? E allora facciamo la denuncia per tutta la città, perché non può essere, perché poi arrivano nella migliore delle ipotesi debiti di bilancio, come se il problema fosse il denaro, ma viene molto prima. Non è possibile che chiunque possa accedere tramite la botola al ponteggio sottostante. Non è possibile. Non è possibile che c'è un edificio vincolato, evidentemente vincolato, altrimenti si sarebbe fatto il ponte senza tutelarlo, demolendolo, un rudere della chiesa di Santa Maria del Loreto, e che ci sono addossate strutture commerciali. Non è possibile, perché la legge in teoria dovrebbe essere uguale per tutti. La sovrintendenza ha dato il permesso di costruire un muro appoggiandosi al rudere. Se è così, si aprono mondi. E se un componente della commissione ve lo rappresenta e ve lo fa vedere con le immagini, voi, quindi non ve lo sto raccontando, ve lo sto dimostrando, venite a conoscenza. Non volete rubricare l'importanza della tua nota, soltanto l'affermiamo come tua e quindi diciamo a questo punto decidiamo un giorno se tu allora ritieni, facciamo che io la inoltre e vi metto in copia conoscenza a quelli che avevo chiesto in indirizzo e voi... decidiamo una data per andarci se riteniamo di volerci andare tutti quanti e quindi svolgere come commissione. Ma come volete, anche perché io ci sono già andata, quindi a me non è che mi interessa granché. Mi sembrava il modo giusto di agire. Mi è capitato di poterlo fare e l'ho fatto perché l'avevo detto che lo volevo fare con voi. Ma nessuno sta criticando, né nessuno sta derubricando l'importanza. No, ma non è per dirvi che
che lo potevo benissimo inoltrare io ieri. Mi sembrava un passaggio rispettoso della commissione, ma possiamo trovare quello che volete voi, non ci tengo. Ma la trasmissione la facciamo noi nel momento in cui tu me l'hai comunicato in commissione. Secondo me pure. Ed è messa a verbale, io ho il dovere di chiedere agli uffici un sopralluogo per verificare lo stato dell'arte del luogo, e se, così come mi è stato rappresentato, che deve intervenire urgentemente per mettere in sicurezza l'area. Sono obbligato a farlo. Nel momento in cui tu me lo comunichi in commissione, io l'ho messo a verbale, l'abbiamo affrontato ieri, con tutte le preoccupazioni, con tutte le cose che hai rappresentato, d'accordo, ma a questo punto io, solo per il sospetto, ma anche se non ho verificato quello che tu mi stai dicendo, ma sei un pubblico ufficiale e quindi hai fatto una dichiarazione pubblica in commissione, e io devo trasmettere la comunicazione di una richiesta di sopralluogo con la commissione, perché mi è stato rappresentato dalla collega in commissione che ha eseguito un sopralluogo, oppure se per caso, non lo so, questo non significa nulla, ma ha verificato che manca un lucchetto, che manca una protezione, diciamo, la chiusura del cantiere dei lavori. Su questo io penso di avere interpretato la volontà della collega di comunicarcelo. Allo stesso modo, quando io vengo a conoscenza, non posso esimermi dalla responsabilità di attivare un percorso per mettere in sicurezza il cantiere. Presidente, mi dà la parola? Ne ha facoltà. No, con spirito, diciamo, più rilassato e costruttivo. E, come ha detto la stessa consigliera, diciamo che le criticità che lì sicuramente esistono riguardano purtroppo più o meno tutta la città. Ora, sono d'accordo con lei che non per questo bisogna abbassare la guardia e abituarsi al brutto e al disordine. Io l'unica cosa che chiedo, se dobbiamo fare questo sopralluogo della commissione, facciamolo noi, ma non coinvolgiamo gli uffici, perché veramente mi sembra irriguardoso far venire lì gli uffici per una questione che a mio avviso, diciamo, può essere segnalata e risolta col nostro solo intervento. Discorso diverso chiaramente è quello relativo all'attività commerciale, del quale io ieri non ho sentito parlare, dell'attività commerciale che a quanto sostiene la consigliera, mi pare di capire, ha alzato abusivamente un muro confinante con la chiesa. Io non lo so, chiedo di verificare. Come? Dico che io non lo so se è abusivo, chiedo di verificare. Beh, comunque ieri non ne avevamo parlato, è un discorso diverso. No, forse prima che... Vabbè, non c'era lo stato d'animo di tranquillità ieri. Ma l'avevo detto, la sovrintendenza. Dico, attenzione, sono due cose assolutamente differenti. Se dobbiamo andare a verificare l'area di cantiere chiusa, perché l'azienda, come sappiamo, è fallita, quindi insomma i lavori si sono interrotti ormai da decine d'anni, è un tema. Se c'è un abuso e bisogna effettuare sopralluogo diverso, è un altro tema. Quindi io ripeto, l'unica cosa che vi chiedo, se vogliamo andare, perché qualcuno magari non passa spesso da lì e magari vuole verificare diciamo di persona, io, diciamo, ci sono nato, cresciuto, ci vivo, per cui ci passo spessissimo e non avrei bisogno, ma se qualcuno vuole andare possiamo organizzare un sopralluogo. Io non ero d'accordo, ma lo comprendo che altri possano avere queste esigenze. Vi chiedo però di non coinvolgere gli uffici e fargli perdere una mattinata di lavoro. Concentriamoci e concentriamoli soprattutto invece su ciò che più a mio avviso è prioritario, che è l'espletamento di questa gara per il raddoppio del ponte, e nell'auspicio che quanto prima si possa
vedere anche questo tratto di circonvallazione che ricorda a me stesso è l'unico che ha una sola carreggiata e non ha le carreggiate laterali di tutta la circonvallazione, possa avere anche questo le carreggiate laterali e presto poi passare anche alla manutenzione ponte centrale anche. Ma al di là della desiderata del collega Ferrara di non convocare gli uffici per non disturbarlo del loro lavoro, dal grande impegno che ci hanno in questa città, lo hanno dimostrato nel tempo, vi comunico che da un paio di giorni ricerco il signor Restivo, se non vado errato, Caronia. Restivo, il signor Restivo, che è responsabile, che è stato chiamato da Intravaia, dall'architetto Intravaia, come avete notato e letto nelle giornate scorse sull'email che vi è stata inviata. A tutt'oggi il signor Restivo non c'è in ufficio. Abbiamo provato, vi avevo promesso che andavo a verificare con la nostra segreteria la disponibilità del dirigente, la dottoressa Carmela Agnello, che ha sede nell'ufficio in via Storino al piano secondo. No, grazie, non devi intervenire, grazie. Va bene, presento. Prego. All'ufficio, al secondo piano di via Storino, e che da ieri e oggi non ha presenza in ufficio. Stiamo cercando di contattarla telefonicamente, auspichiamo che ci dia una risposta più presto possibile, come contattare questo signor Restivo con cui si intrattiene un rapporto email con il signor Restivo è il responsabile dell'ufficio contratti, mentre la Carmela Agnello è la dirigente dell'ufficio contratti, quindi per chiarire e sapere come e quando ci diranno e ci mandano le carte che sono state richieste a seguito dell'incontro con l'architetto Nicola Di Bartolomeo, che in commissione si mise in contatto con l'architetto Intravaia e ci ha assicurato che era stata affidata la gara e quindi ha proprio trasmesso tutto all'ufficio contratti. Da quel momento non abbiamo avuto più notizie, non ci è stata mandata nessuna documentazione. Intravaia ci chiede di rivolgerci al signor Restivo, il quale non risponde alle nostre chiamate. Ora abbiamo interessato anche la dottoressa Agnello. Dopodiché vi aggiornerò nelle prossime ore, laddove risponderanno alle nostre continue richieste su quanto riguarda questo problema dei ponti laterali a quella attuale. Io l'unica cosa era doveroso dare notizia alla commissione. Io l'unica cosa che ho da dire sul sopralluogo, che ripeto per me è meno importante perché io l'ho già fatto, però quello che mi stranizza, per cui mi sembrava utile avere gli uffici, è che la tempistica, se io non l'ho capita male, è che veramente da poco, perché quando sono venuti a parlare del Ponte Corleone ancora il RUP era Verga, è stato nominato un nuovo RUP. Ora, da tecnico, io penso che la prima cosa che fa un tecnico a cui viene dato questo delicato incarico, e non è una responsabilità unica di un procedimento qualsiasi, è di un ponte che ha delle condizioni, diciamo, discutibili, la prima cosa che fa è un sopralluogo. Ora, siccome evidentemente non lo ha fatto, altrimenti avrebbe messo un cancello, avrebbe messo un lucchetto e avrebbe tolto i ferri, io credo che sia utile invitare a farlo poi, se lui
è portarlo a farlo. Poi, se voi ritenete che sia superfluo, ripeto, io non ne traggo alcun vantaggio perché l'ho fatto 2 giorni fa. Quindi non è una cosa utile per quanto mi riguarda. Ritengo che nella prassi l'avrebbe dovuto fare in autonomia il RUP. In autonomia. E mi stupisce anche che, se vi ricordate, quando sono venuti in commissione Pedicone e Di Bartolomeo, nessuno dei due era a conoscenza della gara in itinere e ancora di più, del, ovviamente non sapendo della gara, neanche dell'assegnazione. Cioè, stiamo parlando di un di mancanza. Però la notizia poi c'è la data di Bartolomeo, giusto Giulia? Sì, ma l'ha scoperto in diretta insieme a noi, così ha dichiarato. Verissimo, sì sì. Quindi a me, da consigliere comunale, quindi non da tecnico, mi fa impressione che ci sia questa distrazione e questo disinteresse su un tema così importante e delicato. C'è su tutto, ma in questo ambito probabilmente è inaccettabile. Allora per me è doveroso, come commissione, chiedergli di andare sui laghi, di svegliarsi un po', perché non stiamo parlando di una strada difficile da attraversare, stiamo parlando di un ponte che, fino a prova contraria, mi dispiace Fabrizio, è lì in piedi, non si sa bene come. E non ci può essere questo atteggiamento così leggero e tranquillo, non può essere. Allora, voglio darvi una comunicazione. Mi è stato comunicato appena da qualche minuto che la dottoressa Agnello non è più la responsabile dell'ufficio contratti, che non è in condizione comunque di fornirci un numero telefonico del signor Restivo, il quale non è rintracciabile da nessuna parte, e è stata nominata come responsabile dell'ufficio contratti la dottoressa Melisenda. Proveremo a rintracciarla in quanto responsabile del comparto con ufficio contratti, per avere la possibilità di poter trovare questo signor Restivo, che praticamente sarà a casa con i smart working, sicuramente a svolgere altri impegni di ufficio. Man mano vi vado aggiornando, man mano noi ci siamo in movimento per cercare di trovare, come dire, la possibilità di avere qualcuno con cui interloquire per avere questi benedetti documenti. Chi stava parlando, scusate? O qualcuno ha chiesto di parlare? Sì, vabbè, questa cosa della dottoressa Melisenda è da circa una settimana. Tu lo sapevi, io l'ho appena saputo dalla dottoressa Agnello che non è più lei. E che la comunicazione è arrivata a tutti, per esempio, io non è che lo sapevo perché l'ho letto. No, perché in realtà l'abbia letto io questa comunicazione non mi è arrivata, mi è arrivata e non gli ho dato mai. Forse non ci ha fatto caso, anche non, perché non. No, possibilmente me l'hanno mandato, sai come funziona? Che me la mando nella mail istituzionale, hai capito? E quindi diventa così, come dire, mi sarà sfuggito per questo motivo, Giulio. E comunque ora siamo appresso a cercare la dottoressa Melisenda, qualcuno ci dovrà rispondere. Ma il problema non è la dottoressa Melisenda, il problema è questo signor Restivo, Mauro Restivo, se non vado esatto. Appunto, meglio la dottoressa Melisenda senza data adesso, che può sapere per adesso la dottoressa, giusto? Meglio il funzionario che le cose. Il problema è se il funzionario alla sua dirigente gli dà un numero telefonico, perché se lui non risponde all'ufficio perché non c'è qualcuno, come facciamo a rintracciarlo? Ci dobbiamo andare a casa. Questo è la cosa disarmante, caro Giulio, è il fatto che questo signore sarà a casa in smart working. Sono certo che sarà in smart working, ma intanto l'ex dirigente non ha la possibilità di contattarlo a casa. E per me un funzionario dovrebbe avere la reperibilità.
e comunque a casa deve fornire anche il numero telefonico, non lo so. Dovrò fare il, come dire, il carabiniere e cercare di trovare la maniera possibile per divenire alla documentazione che a noi, per noi è indispensabile ai fini dei chiarimenti dei quesiti posti in commissione. Vabbè, vi aggiornerò su questa telenovela, sulla documentazione, ora con la dottoressa Melisenda, appena la rintracciamo. Ci sono altri argomenti che dobbiamo trattare. Giulio, resto sempre a sapere come e quando invitare le associazioni di categorie. Presidente, Presidente, le vorrà fare sapere il vote. Mi pare che abbiamo detto che prima invitiamo quelle dell'urbanistica, abbiamo detto questo, abbiamo dato pure il nome. Presidente, abbiamo detto chi invitare, la Pitrolo, Sì, ma nel frattempo ci fornisca questo. Dopo questo passaggio dovremo fornire le cose. Ti ricordo che... Dopo che facciamo questo passaggio, sì, ma... l'associazione. Sì, dicevo, volevo soltanto ricordarti che noi ci siamo dati impegno fino al giorno 30 per il consiglio. No, vabbè, se abbiamo problemi che chiuso, hanno aspettato 5 anni, non è questo. Se lo facciamo a dicembre, l'importante lo facciamo, diciamo che a fine anno gli daremo questo. Se questo mi conforta, Presidente. Mi pare più conducente, anche perché la materia è delicata, l'affronteremo con più, mi pare pure giusto così. Perfetto. Facciamo la prima riunione, faremo la prima riunione. Va bene, riunione con allora io procedo già a organizzare la riunione, poi vediamo la segreteria se già si è mossa su questa cosa, per comunicare la data di incontro con Pitrolo, Maneri. Non so, se lei vuole... lunedì magari avvicino io stesso in commissione, la programmiamo assieme, come vuole lei? No, non ci sono problemi, io quelle che dobbiamo programmare dopo è indispensabile la sua presenza. Va bene, intanto invitiamo queste. Intanto chiudiamo questa con Pitrolo, Maneri e Catania. Esatto. Va bene. Vi farò comunicare dalla segreteria la data e comunque ve lo ricorderò io alla prima occasione utile, nella prossima settimana, non appena avremo l'ok dagli uffici per questo incontro. Va bene. Ok. Allora, signore, se non ci sono altre comunicazioni, altri argomenti da affrontare, leggiamo il verbale della seduta, passiamo all'approvazione, e perché fra poco comincerà pure la commissione trasparenza e garanzie, e quindi sia io che il consigliere, penso Giulia Girolfi, il presidente D'Antillo, ne facciamo parte, quindi ci dobbiamo liberare per prepararci almeno sugli argomenti che sono in questione oggi. E allora, caro mia, per favore, procediamo alla lettura del verbale in maniera sintetica. Allora, verbale 216 del 20/11/2020, il consigliere D'Antillo alle ore 9:10 in modalità telematica, constatata la mancanza del numero legale, rinvia la seduta alle ore 10:10 in seconda convocazione. Il presidente alle ore 10:10 in seconda convocazione in modalità telematica, con la presenza dei consiglieri Ferrara e Merluso, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta. La registrazione della seduta costituisce parte integrante del verbale, sarà visionabile sul link del comune. Argomenti da trattare: lettura e approvazione del verbale 215 del 19/11/2020, comunicazioni del presidente, approvazione del verbale della seduta odierna, varie ed eventuali.
il presidente invita la segretaria a dare lettura del verbale di ieri posto al punto 1 dell'ODG e farlo in votazione per appello nominale. Il verbale 215 del 19/11/2020 viene approvato a maggioranza con l'astensione del consigliere Russo. E viene comunicato dalla segretaria che nel verbale del 18/11 ultimo scorso erroneamente è stato iscritto l'orario di chiusura 10:52 anziché 10:56 come riportato nella scheda presenze. Il presidente ricorda che è sempre visionabile in commissione la documentazione inerente il piano particolareggiato di Viale Michelangelo e invita i consiglieri di stabilire una data per recarsi al polo tecnico e visionare il plastico. Comunica che sta organizzando un'ulteriore riunione con l'assessore Catania, il dottore Maneri, per il Prust di Grande Migliore per poter avere maggiori chiarimenti sulle autorizzazioni rilasciate da chi. La consigliera Girotti riferisce che ieri è inoltrata una sintetica nota del sopralluogo effettuato dalla stessa Ponte Corleone e chiede alla segreteria di trasmettere tale nota agli assessori a ramo e ai dirigenti competenti. Evidenzia la pericolosità che presenta il Ponte Corleone. Il consigliere Melluso ritiene che la commissione possa attuare un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi. Il presidente ritiene che sia necessario tale sopralluogo per verificare e rappresentare la pericolosità riferita dalla consigliera Giroffi. Consigliere Ferrara ritiene, anche se non lo ritiene, anche se non necessario a suo parere, che la commissione possa fare un sopralluogo senza coinvolgere gli uffici. Il presidente comunica che a tutt'oggi non riesce a rintracciare né la dottoressa Agnello, dirigente dell'ufficio contratti, né il funzionario dottore Restivo che avrebbe dovuto inviare la documentazione più volte richiesta inerente alla gara per il Ponte Corleone. Il presidente riferisce che gli è stato comunicato che la dirigente dell'ufficio contratti è la dottoressa Milisenda che ha sostituito la dottoressa Agnello. La commissione discute in merito all'articolo 5 e si decide di organizzare un incontro con l'assessore Catania, ingegnere Controllo e dottore Maneri. Il presidente invita il segretario a dare lettura del verbale odierno e metterlo in votazione. Presidente Russo, favorevole. Consigliera Giroffi, favorevole. Consigliera Caronia, assente. Consigliere Ferrara, non c'è più. Va bene, richiamiamo dopo. Consigliera Gentile, assente. Consigliere Melluso, favorevole. Consigliere Tantillo, astenuto. 3 favorevoli e un astenuto. Verifichiamo Ferrara, per favore, perché sennò... Io non lo vedo, non lo vedo più. Allora è assente. Sì, è assente. Allora il verbale della seduta è approvato a maggioranza con l'astensione del consigliere Tantillo. Buon fine settimana a tutti, invito la segreteria a togliere la registrazione. Sono le 10:59. Auguro a tutti un buon fine settimana. Buon fine settimana a la tutti. Segreteria, stacchi la